100 anni e non sentirli, la scritta sulla maglietta voluta da nonno Vincenzo Fazio per i festeggiamenti del suo compleanno numero 100 la dice lunga sulla tenacia e la vitalità di un uomo che ha attraversato due secoli affrontando con grande coraggio le sfide più difficili, dalla seconda guerra mondiale alla pandemia da coronavirus. 4 figli, altrettanti nipoti, 2 in Italia e 2 negli Stati Uniti, una vita trascorsa a Santo Stefano di Camastra, dove ha lavorato come agricoltore e ha dato il suo contributo concreto alla comunità, anche come presidente della società agricola. No, la seconda guerra mondiale, 40, partì in aprile e 20 anni feci sulla nave. Quindi era un ragazzino? Sì, a 20 anni feci sulla nave. Un bambino proprio? E partimmo io, Nino Frattantoni e Nino Fascetta, tutti e tre imbarcati, non sulla nave mia. Io tiro uno su Duca d'Aosta e uno e l'altro la corazzata. Doppia festa per il signor Vincenzo, un pranzo in grande stile in un noto locale sul lungomare Sant'Agatese con tutti i familiari sabato 3 luglio e i festeggiamenti organizzati domenica 4 luglio anche alla società operaia della città delle ceramiche, della quale è socio dal 2010. Il centenario è stato omaggiato con una torta e ha ricevuto una targa da parte del sodalizio consegnata dal presidente Giovanni Todaro, ma anche gli auguri e una pergamena realizzata dall'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Francesco Re e dall'assessore Fausto Pellegrino. Ma il regalo più bello nonno Vincenzo lo riceverà tra pochi mesi, quando vedrà nascere il suo terzo bisnipotino. Ci posso mandare a dire che voglio bene, ci penso sempre, questo ci posso dire.